Iniziativa del Lions Club di Alcamo per uno screening gratuito della vista per la prevenzione del glaucoma. Un camper è stazionato per tutta la giornata di ieri in Piazza Ciullo. Presidente, come nasce questa sua iniziativa? Questa iniziativa nasce dal Lions International, si tratta di un service nazionale e riguarda l'area vista, l'area salute, anzi meglio dire. Si tratta di un'unità oftalmica mobile attrezzata in tutto con un esperto che misura la vista e che evidenzia se ce ne sono problemi dovuti appunto alla vista, problemi di salute. È uno dei tanti service di cui si occupa il Lions International nell'area salute e anche in altri settori. Abbiamo fatto una valutazione optometrica dell'acuità visiva, suggerendo a diverse persone comunque di, a livello di prevenzione, di salvaguardare la propria salute oculare e attraverso una possibile visione visita oculistica e nulla, sostanzialmente abbiamo fatto più un controllo a livello di prevenzione. Quali sono le prossime iniziative dell'Lions? Prossime iniziative riguarderanno l'area ambiente, molte attività con le scuole, sempre nel settore salute col progetto Martina per la prevenzione dell'anoressia o dell'obesità, contro lo spreco alimentare e altri sulla sicurezza stradale o sul primo soccorso. Per questa attività ringraziamo il Comune che ha messo a disposizione la piazza, che è una zona pedonale, per la sosta del camper durante questa giornata.